Di lasciare la parola a Elisabetta Tramonto, che ringrazio per averci dato la disponibilità per venire oggi a spiegarci quello che sta succedendo. Noi siamo gli attivisti di Fridays for Future, che da mesi stanno riempiendo le piazze di tutto il paese per denunciare la gravità della situazione di emergenza climatica che si sta abbattendo sul nostro pianeta. Come il nome Fridays for Future suggerisce, noi siamo un movimento che è partito scioperando ogni venerdì davanti alle più svariate sedi politiche nelle nostre città e nei nostri paesi. Il venerdì di oggi abbiamo deciso di farlo qui, davanti alla prefettura, alla sede della prefettura di Milano, perché in questo momento il governo italiano è davanti a una scelta che segnerà il futuro della transizione energetica, il futuro economico e il futuro climatico del nostro continente. Farò una breve introduzione di questo e poi lascerò la parola a Elisabetta per i dettagli tecnici. Ciò che sta succedendo è che la Banca Europea degli Investimenti, la più grande banca pubblica europea, la più grande banca pubblica mondiale, sta decidendo di smettere di finanziare infrastrutture legate al fossile. Nel concreto questo cosa significa? Che se la BEI votasse per questo stop, non ci saranno più miniere di carbone che verranno costruite nei nostri territori, non verrà più scavato un singolo pozzo di petrolio, non verrà più costruito un singolo gasdotto. Solo che la volontà di questa banca rischia di essere ostacolata dagli stessi governi dell'Unione Europea. Questa riforma infatti va approvata dai governi dei 28 Stati dell'Unione Europea. Alcuni Stati, come la Francia, come l'Olanda, come il Portogallo, hanno già dichiarato che voteranno a favore, mentre altri Stati che vogliono continuare a investire sul gas naturale, come la Polonia, come la Germania, hanno già annunciato il loro voto contrario. Invece il governo italiano per adesso ha scelto la via del silenzio e non si è pronunciato sulla volontà di votare o meno per questo stop ai combustibili fossili. Il senso del presidio di oggi è far capire al nostro governo che i giovani per il clima che stanno scendendo in piazza da anni e che a parole vengono anche sostenuti dal governo attuale vogliono dire molto chiaramente che se il governo italiano vuole essere credibile sulla strada della transizione energetica, vuole essere credibile quando dice che vuole affrontare la crisi ambientale, quando dice che vuole fare un Green New Deal, non ha alternative che non votare a favore dello stop ai combustibili fossili il prossimo 14 novembre in accordo con tutti gli altri paesi europei che su questo ci stanno dando, mi dispiace dirlo, una sonora lezione. L'Italia deve votare lo stop ai combustibili fossili, o adesso o mai più. Lascio la parola adesso a Elisabetta Tramonto che ci spiegherà i dettagli di quello che sta succedendo. Grazie ancora. Buonasera a tutti, grazie di avermi invitato. Io sono appunto Elisabetta Tramonto, sono caporedattore di Valori.it, che è un magazine di economia sociale, finanza etica, sostenibilità ambientale, e noi abbiamo aderito anche noi a modo nostro allo sciopero del Fridays for Future e tutti i venerdì scioperiamo, chiudiamo il giornale. Simbolicamente mettiamo uno schermo nero sulla pagina del giornale, questa è la nostra adesione simbolica allo sciopero. Allora, perché il voto della BEI? Dunque, la storia che vi racconto è una storia che si ripete sempre, una favola trita e ritrita, dove gli interessi economici vanno a prevalere sull'interesse pubblico, sull'interesse